Sono eccellente anche sotto il profilo climatico. Vediamo come andrà con Gianni Anelli. Le formazioni Milan, Dida, Cafu, Nesta, Maldini e Pancaro, non c'è Stam, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko e Crespo. Queste le scelte di Ancelotti. L'Inter con Fontana ancora tra i pali, Javier Zanetti, Cordoba, Materazzi e Favalli. Cambiasso, Veron, Stankovic, Emre e davanti Adriano e Vieri. Arbitra Rosetti al terzo derby. Nei due precedenti due vittorie per il Milan. Primo tempo davvero a grandi ritmi, tutto di prima la manovra dell'Inter che porta Vieri ad usufruire di questa palla gol, fallisce davanti a Dida, è il terzo minuto, sbuffa Mancini, nono minuto, Shevchenko si allarga sulla destra e il destro non riesce ad intervenire, Crespo, decimo minuto, altra palla gol per l'Inter, lungo lancio di Favalli dalle retrovie per Vieri, supera così Nesta il suo sinistro con Dida battuto e il pallone termina sul fondo. La replica del Milan con Kakà che prova a sfondare centralmente, poi Crespo, ma si fa subito vedere Fontana, esordiente a 37 anni nel derby. Attacca ancora il Milan con Gattuso, con Cafu, altissima velocità da una parte e dall'altra, ancora bravo Fontana. E Kakà, il problema dell'Inter, ancora il brasiliano che cerca la conclusione, la palla sul fondo. Quindi a centrocampo. Riesce a strappare il pallone a due giocatori dell'Inter brasiliano, insiste, va a Cordoba ad abbatterlo, il primo ammonito di un derby comunque corretto, siamo al 24esimo minuto, poi Cambiasso per Adriano, lo anticipa così Maldini, ma è ancora Adriano che va a conquistarsi palla, lo inseguono in tre, Nesta, Maldini, Gattuso che poi ripropone l'azione offensiva del Milan. Maldini va a superare così Verone, poi lancia di destra, osservate, millimetrico il lancio per Shevchenko, deviazione poi di Favalli, ma bravissimo Fontana, prima sull'ucraino e poi su Crespo, azione che finisce con questo cross dell'ex giocatore dell'Inter, pallone fra le braccia di Fontana, applausi del pubblico e non può mancare il consueto sorriso di Cafu. Ma è un derby che si gioca, dicevamo, con grande fair play, con occasioni da una parte e dall'altra, il sinistro dell'esterno brasiliano del Milan, ancora preda di Fontana, qui siamo al 45esimo, il destro di Verón, osservate adesso il numero di Adriano, va a superare Nesta, la porta è spalancata ma la chiude in uscita, bene Dida, grande opportunità per Adriano sul fondo, così nella ripresa Cambiasso battezza con questa spinta anche la partita di Rosetti che è stato comunque molto bravo. Poi ancora il duello Cafu Adriano, arriva anche Gattuso, l'intervento di Gattuso sul brasiliano dell'Inter, marcatissimo questa sera. Cafu, il cross, la palla che termina poi sul sinistro di Pancaro, non inquadra la porta, un paio di deviazioni, non arriva nemmeno Shevchenko. Ribaltamento di fronte, Adriano, il colpo di tacco di Emre, ancora verso Adriano, ma Nesta ancora una volta, imperioso, sullo scatto mette la palla in calcio d'angolo. Kakà a cercare Crespo, ma ancora una volta bravissimo Fontana, gran derby anche per Fontana e poi fair play fra Stankovic e Gattuso, si è combattuto agonisticamente da una parte e dall'altra ma c'è stata grande correttezza, Stankovic prova i riflessi di Dida, poi Adriano e osservate ancora Alessandro Nesta che si esalta per questo intervento sul brasiliano che va a sfiorare così il gol dell'1-0 per l'Inter, poi ancora una volta Nesta si oppone ad un possibile intervento di Vieri nell'area piccola. Un secondo tempo forse meno combattuto del primo sul piano agonistico, ma c'è spazio anche per Ambrosini e per il colpo di testa di Shevchenko che è abile a staccare così in area di rigore dell'Inter anticipando Cordoba. Poi Tomasson per Crespo. Il sinistro di Adriano con Gattuso che era schizzato in anticipo fuori dalla barriera. Van der Meijde, la soluzione per Mancini al posto di Emre. Poi va fuori anche Vieri e siamo al 33esimo, dentro Martins, ma non toccherà alcun pallone. Invece è pericoloso il Milan su questi cross. C'è Kakà che va allo stacco, il cross era di Maldini e poi pericolosissimo con Ambrosini, liberissimo in area di rigore nero-azzurra. Schiaccia però così il pallone.
ancora una volta la mimica di Ancelotti e poi Cambiasso, quarto ammonito dell'Inter. Kakà li ha fatti ammonire tutti e quattro i giocatori nerazzurri. E finisce qui 0-0, continua nel derby la striscia positiva del Milan e per la prima volta in questo campionato le due formazioni non trovano la via del gol. 0-0 a Temmarco. C'è Milan mai, da quando ci sono i tre punti a vittoria, la prima in classifica dopo la settima giornata aveva ben 5 punti di vantaggio sulle seconde. Lecce Milan 14, Chievo 13, Inter Messina 11, Cagliari Palermo 10, Roma, Bologna, Sampdoria, Brescia 9, Lazio 8, Fiorentina Regina 7, Udinese Parma 6, Livorno e Siena 5, Atalanta 4. Siccome... 0-0.